amici, nuovo weekend, nuovo reading vlog in cui ti facciamo compagnia e vi racconto cosa sto leggendo in questo periodo. Ieri ho finito il libro in lettura dello scorso vlog, quindi Jean Rhys, e quindi è arrivato il momento di iniziare un nuovo libro. Ma in realtà in questo vlog ho deciso di finire un libro che avevo già iniziato, che è Juan Carlos Onetti, con il suo libro Il Cantiere, un autore molto interessante, sudamericano, originario dell'Uruguay. E quindi, siccome comunque l'ho già iniziato e poi è anche abbastanza breve, sono più o meno un poco più di 200 pagine, questo weekend ci finiamo Juan Carlos Onetti con Il Cantiere. Ero veramente curiosa di scoprire Onetti, portato in Italia dai miei amati Sur, perché sembra essere una delle voci più rilevanti del panorama sudamericano del Novecento, che io tra l'altro sto cercando di scoprire quanto più possibile. In particolare Juan Carlos Onetti faceva parte della generazione del 45 dell'Uruguay, che sono appunto questa elite di scrittori che hanno avuto un'influenza sul panorama letterario di quel periodo, quindi tra il 45 e il 50, e alla fine anche ha vinto anche il premio Cervantes nella sua, diciamo, maturità, però, che è il più importante premio di lingua spagnola. È un po' il pregio di aver portato un'ondata di modernismo in quella che era il panorama letterario di Sudamerica, americano, anzi più precisamente uruguaiano, e in effetti lo è modernista, perché è molto, come dire, rivolto verso l'interno questo libro, e secondo me c'è anche un pizzico di esistenzialismo. Ma di cosa parla Il Cantiere? È ambientato a Santa Maria, che è questa cittadina creata da Onetti, che fa un po' da leitmotiv di tutte le sue opere, un po' come il Yoknapatawa di Faulkner, che non so nemmeno se si dica così, Yoknapatawa, ma ormai l'ho imparato così, quindi perdonatemi se non è la pronuncia corretta. Oppure La Macondo di Gabriel García Márquez, che fa da sfondo a Cent'anni di solitudine, anche se devo dire che rispetto a Macondo l'immaginario descritto nel Cantiere, quindi l'immaginario di Santa Maria, è molto meno esotico e interessante. Sembra quasi un luogo morto. Ed è lo sfondo perfetto per il personaggio di Larsen, che dopo essere stato esiliato da Santa Maria ritorna. Lui ha un piano ben preciso, cioè quello di andare a lavorare per questo cantiere gestito da questo signorotto locale che si chiama Petrus e che ha una figlia che si chiama Angelica, Ines, e il suo obiettivo è quello di diventare direttore generale di questo cantiere e sposare la figlia di Petrus. Quindi tutto sembra, almeno nella carta, sulla carta o parlandone così, un piano eccellente, se non che c'è qualcosa che non va. Perché nel momento in cui Larsen si ritrova direttore generale di questo cantiere, si rende conto che il cantiere nient'altro è che una struttura vuota, un luogo fantasma in cui tutto si fa tranne che portare avanti l'attività commerciale del cantiere. Il cantiere, dice la quarta di copertina, il cantiere è solo un cadente involucro al centro di un deserto dove nulla accade da anni. Esattamente. E quindi le cose si fanno veramente veramente molto strane, e questo personaggio entra in uno stato di alienazione veramente strano. Io sono arrivata a pagina 70 su 220, quindi avremo modo di parlarne in lungo e in largo in questo vlog. Ora però esco per andare a vedere un'amica per colazione. Vediamo se riesco a farvi vedere il mio outfit, perché ho fatto un ordine su Stories e ovviamente devo indossare immediatamente quello che ho comprato, cioè questa gonna che non si vede come sempre, che mi piace un sacco per il dettaglio, che pensavo di arricchire un po' con un giacchino, anche perché oggi non so, freddissimo, anche questo di Other Stories, quindi oggi tutto nuovo, a parte il Dolce Vita che è di Uniqlo. Pensavo di mettere su questa giacca, outfit completo, con anfibi, sempre di Other Stories ma dell'anno scorso. Io potessi, comprerei qualsiasi cosa da loro. Orecchini, borsa, perfetto. Okay.
Oh, finalmente! Finalmente, che continuo a rimandarlo da fin troppo tempo, girato il wrap-up che mancava dei libri, dei libri che mancavano di quest'anno. Adesso manca solo Jarris, che però ho pensato di inserire nel prossimo wrap-up, tanto ne parliamo, insomma, nello scorso vlog, quello che ho appena concluso. Ma qui le condizioni di tutti i libri di cui abbiamo parlato. Adesso sarà un casino da editare questo video perché secondo me è lunghissimo. Adesso però un po' di sano e meritato relax con un libro. Ho già bevuto la mia bevanda del pomeriggio, sono già fatta un tè. Devo passare un attimo al supermercato perché ho finito il latte e me ne sono accorta quando stavo quasi per farmi il mio cappuccino o comunque caffè del pomeriggio. Mi sono resa conto che non avevo più latte, quindi sono passata al tè. Quindi devo passare un attimo al supermercato e poi dopo potrà avere inizio il mio sabato pomeriggio di relax. E andiamo un po' avanti con il cantiere anche. Tornata dal supermercato. Comunque oggi mi sono resa conto che oggi ho dimenticato di pranzare perché ho mangiato un toast a colazione e ero sazia, cioè non ho sentito la fame da pranzo. Però adesso sto per svenire, letteralmente svenire dalla fame, quindi mi sono riscaldata un po' di zuppa che avevo già pronta mentre Wally esplora la busta della spesa. Quindi adesso mangio un po' di zuppa, nonostante siano tipo le 5 del pomeriggio. Avere orari sballati, check. Buongiorno amici, stamattina un pochino di corsa perché ho appuntamento anche oggi per fare colazione fuori con una mia amica e dopo però andiamo a dare un'occhiata al pop-up di Espresso, perché in questi giorni a Milano, praticamente questo weekend, hanno aperto un pop-up e ci sono anche un sacco di sconti. Io non ho mai provato niente di questo brand, però invece di fare un ordine online gigante per raggiungere le spedizioni gratuite, preferisco andare lì e andare a vedere appunto tutti i prodottini e vedere se c'è qualcosa che mi interessa provare. Ho già adocchiato un paio di cose. Vediamo. Ma vuole stare con noi? Rieccomi tornata a casa con i miei goodies di Espresso. Adesso facciamo un mini haul, anche perché le confezioni sono veramente incredibili. Guardate che carino questo, ma soprattutto guardate che carino questo, che sembra un cartone del latte. Infatti dentro c'è il Dui latte. Lì tra l'altro ho provato anche il Glossy Blush, cioè quello trasparente che prende colore sul viso. Mi è piaciuto, però vorrei provarlo, non l'ho preso, perché vorrei provarlo quest'estate. E perché ha una consistenza veramente un po' sticky e secondo me sta meglio quando vuoi dare quel look un po' più luminoso, un po' più quasi bagnato. E invece ho preso il correttore, il famosissimo correttore nella shade, che io l'ho detto shade 2, ma in realtà è la shade 1, ma è il secondo in ordine dal più chiaro. Questo qui che ho provato sulla mano e si stende veramente benissimo. Non posso provarlo perché sono già truccata. E poi ho preso il primer Dewy Latte, quello qui. Facciamo anche un piccolo aggiornamento di lettura, perché tra ieri e stamattina sono andata anche un bel po' avanti con il cantiere di Onetti, la cui assurdità sta veramente toccando dei picchi
veramente alti, e finora posso dire che è un libro che riesce a descrivere molto bene, riesce a trasmettere molto bene decadenza, desolazione e soprattutto che è intriso di un fatalismo che onestamente non mi aspettavo. Noi abbiamo un personaggio, tra l'altro, al suo interno che sono sicura che se non era già un archetipo, con questo libro lo è diventato, nel senso che Larsen sta proprio cercando di lasciarsi alle spalle il suo passato e di andare avanti, quindi di rinascere, ricreare un presente e un futuro che risponda alla sua aspettativa mentale, ok? Noi sappiamo che Larsen infatti se n'è andato da Santa Maria per circostanze che fino a metà libro, perché adesso ho capito che cosa faceva, rimangono oscure, non vengono rivelate, diciamo, fin da subito, ma se n'è andato perché ha avuto una sorta di stigma sociale e poi infatti andando avanti sì, non si dice mai apertamente, però a un certo punto si capisce che cosa faceva, diciamo, precedentemente. Non lo rivelerò ovviamente perché non voglio fare spoiler, e lui però si sente tacciato di questa vergogna, tanto che lui non torna direttamente a Santa Maria perché sa che incrocerà degli sguardi di giudizio, degli sguardi che non è pronto a sopportare su di sé, e quindi si ferma a Puerto Escondido, non è vero, Puerto Astillero, ah, che tra l'altro c'è scritto qua, nota di traduzione, significa porto cantiere, che è appunto dove sta il cantiere, perché vuole, ha proprio un piano ben preciso lui nella sua testa, cioè proprio ha immaginato quello che vuole diventare e come vuole diventarlo e come riacquistare, diciamo, quella reputazione, quindi come ricostruire la sua reputazione in modo impeccabile. Lui vuole diventare direttore generale del cantiere che è gestito da questo Petrus Spa, che appunto è il titolare, che tra l'altro a un certo punto proprio nel capitolo dove sono arrivata io è descritto come un vecchio illuso e comunque decrepito, come dire, non di certo una persona che ha l'autorevolezza e la possibilità di stare sul pezzo delle cose, un ciarlatano insomma. Vuole sposarne la figlia, che però viene descritta come una persona che ha problemi mentali e portatrice di handicap, e fatto questo lui è convinto che sarà riaccettato in società sotto l'ala appunto di questo ciarlatano che è Petrus, e in questo modo lui riuscirà a lasciarsi indietro il passato e andare avanti. Peccato che la situazione che gli si presenta davanti quando arriva al cantiere non è assolutamente quella che dovrebbe stare in un cantiere, e lui continua a raccontarsi questa storia pur sapendo di mentire, che lui riuscirà a risollevare le sorti del cantiere e riuscirà nuovamente a portarlo in auge, e proprio per questo lui, diciamo, sta lì e guarda tra l'altro queste carte del cantiere in modo maniacale, quasi mentendo sia a se stesso che ai due unici dipendenti della Petrus Spa del cantiere, e li guarda proprio perché, siccome descrivono un periodo d'oro del cantiere, è come se attaccandosi a quei pezzi di carta questo fosse l'unico modo che lui avesse per continuare a credere che un futuro come quello che lui si immagina è possibile ed esiste ancora. E il fatalismo di questo libro sta proprio nel fatto che è proprio pervaso da un senso di fallimento, da un senso di disgrazia, e lui stesso dice che la disgrazia ti si attacca addosso come un qualcosa che è diverso dalla sfortuna, cioè questo lo dice Larsen, quindi in un certo senso lui è consapevole di quello a cui sta andando incontro, e dice che mentre la sfortuna è una cosa passeggera, quindi un picco verso il basso che poi però è temporanea e si torna su, quando si viene attaccati da quella cosa che è la disgrazia tutto cambia, perché la disgrazia ti sta addosso e non è temporanea. Volete sapere qual è il metodo che lui utilizza per, diciamo, sfuggire alla disgrazia che comunque sente su di sé? È proprio quello di far finta che a lui non importi nulla, perché se testuale, questo è quello che pensa lui, se lui si comporta come che se nulla lo toccasse, la disgrazia a un certo punto si stancherà e lo lascerà in pace. Grande Larsen, secondo me questa è veramente un'ottima tattica. E però lui continua con questa testardaggine ottusa a cercare la speranza, a credere nel suo piano, nonostante l'unico epilogo possibile in questa situazione sia il fallimento, e sia le persone intorno a lui che lui stesso alla fine lo sanno che l'unico epilogo possibile è il fallimento, ma lui continua a credere, forse anche perché è l'unica possibilità che ha di
come dire, ricostruire il suo nome e ricostruire e riprendersi il suo posto in società, continua a credere che in realtà tutto si sistemerà. E quindi dopo un po' di pagine, una bella sezione in cui a lui arriva il cantiere e prende atto di questa realizzazione e si confronta anche con Kunz e Galvez, che sono gli unici due dipendenti ancora rimasti del cantiere e che stanno piano piano smantellando, diciamo, il cantiere pezzo per pezzo per rivendere appunto i pezzi del cantiere e in questo modo, diciamo, sopravvivere a questo scenario totalmente di desolazione. E invece adesso sono arrivata a un bel pezzo in cui lui va proprio a Santa Maria e lì si percepisce, diciamo, lo sguardo altrui, anche perché questo non è un libro narrato in prima persona ma è narrato in terza persona e funziona molto narrato in terza persona. Da una parte il fatto di non sentirlo parlare in prima persona toglie forse un livello di empatizzazione, perché appunto non conosciamo, diciamo, direttamente e con la sua voce, diciamo, i suoi pensieri, anche se ci sono degli intermezzi in cui, in corsivo, in cui lui parla, diciamo, in prima persona, e lì abbiamo un piccolo sneak peek, un piccolo blink di quello che sta pensando. E vi devo dire che anche il, diciamo, il paesino di Santa Maria non ha quell'identità, non ha quella funzione all'interno del libro che mi aspettavo potesse avere, nel senso che è un posto veramente molto anonimo e non caratterizza, diciamo, le scene, non è utilizzato da Onetti per caricare, diciamo, la scena di intensità. È lì, sta sullo sfondo, è un posto, vabbè, che in confronto a Puerto, come si chiamava, Puerto Cantiere, chiamiamolo così perché mi dimentico sempre come si chiama, ha un po' più di vitalità perché lì letteralmente c'è solo il cantiere e basta, però non ha un'identità ben definita, almeno per il momento. Chissà che adesso che sono appunto nei capitoli che si svolgono a Santa Maria questa cosa cambierà. Tra l'altro la scrittura è anche molto bello, lo stile è anche molto bello. Non particolarmente lirico né floreale, però riesce a creare proprio delle frasi che funzionano e il ritmo, secondo me, è fatto molto bene. Comunque, ho superato la metà, quindi non so se riesco a finirlo già oggi perché dobbiamo fare delle cose oggi, anzi quasi sicuramente non riuscirò a finirlo oggi perché adesso vado a pranzare super velocemente e poi andiamo a fare dei giretti perché questo weekend c'è Book City a Milano e ieri non c'era niente di interessante come a livello di eventi, quindi non ho partecipato, però oggi c'è un incontro su Virginia Woolf e voi sapete che io ho amato le onde, mi sono totalmente innamorata di Virginia Woolf, quindi vado a seguire quello e poi andiamo a un mercatino orientale e poi stasera penso proprio che faremo un saltino alla festa del saggiatore con i suoi libri al chilo alla Santeria, quindi oggi giornata un po' piena. Martina è troppo bella. Guarda un Inception. Una foto della foto. Sì. Io tiro sulla giapponese poi. Voglio immortalarti mentre trovi la chicca. Dai.